Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Popcorn, episodio 50 addirittura, sono 50 settimane che facciamo che sta roba. Che vi spacchiamo il cazzo. Come vola il tempo quando ci si diverte. No, in realtà più di 50 settimane, perché c'è stata anche qualche settimana in cui abbiamo saltato, per cui insomma, penso un po'. Ad ogni modo, oggi com'è? L'avete sentito, c'è il ritornante Stefano Talarico. Ah, una grande richiesta. L'irreprensibile. Tra l'altro posso anche dire che io sono Andrea Maderna, casomai interessasse a qualcuno. Poi c'è il solito Alessandro De Luca. Ciao. E lo studioso Fabio Di Felice. Ma ormai è dottor. No, ancora no, al 15. Ah, ok. Dottore... Auguri allora. Grazie. Lo si fanno prima, che cazzo. Lo sa benissimo. Per fare una citazione cinematografica, il dottore del cazzo della merda. Subito cominciamo con le filette. I francesini. Allora, cominciamo a chiacchierare dei film in uscita questa settimana e cominciamo da Room. Più che Room, che non è quello che si beve, ma è stanza, che più che altro perché ne parla Alessandro, che potrebbe dover fuggire a puntata in corso. È un film di cui abbiamo già parlato in realtà nello speciale di inizio anno, ne aveva parlato l'altro Alessandro, di Romolo, settimana esce al cinema in Italia e diamo la parola a un'altra persona che l'ha visto. Tra l'altro dovrebbe fuggire perché arriva l'aguzzino. L'aguzzino. Qui è uscito, io l'ho visto tipo un mesetto fa o qualcosa del genere, comunque è uscito a gennaio. Film che ha visto premiata la protagonista Alison Brie ai recentissimi Oscar. Non hanno premiato il ragazzino, purtroppo, che secondo me è nettamente più bravo di lei, ma proprio dalle viste. Perché non potevano dargli il miglior attrice protagonista, ragazzino? No, potevano dargli il miglior attore protagonista nettamente. DiCaprio. Comunque, Una volta tanto, siccome DiCaprio perde sempre contro gente che se lo merita di più, la volta che vince, vince contro uno che se lo merita di più, giustamente. Giustamente. Comunque, è film basato su un libro ed è sceneggiato anche dall'autrice, adesso mi sfugge il nome, aspetta che apro la pagina, e racconta la storia di questa donna. Quanto spoiler? La sapete la storia, la si sa la storia, perché io... Kimmy Schmidt la storia. La premessa, però, Kimmy Schmidt, però in versione drammatica seria. E seria. Praticamente è la storia di questa donna, di questa ragazza che vive in questa stanza e col figlio. E piano piano si scopre che non è solo una stanza, ma c'è chiusa dentro, che è prigioniera, e poi c'è l'evento in cui riescono a finalmente scappare sia lei che il figlio dalla prigionia di questo qua che l'aveva rapita un tot di anni prima, mi sembra 7 anni prima, qualcosa del genere, quando lei aveva 17 anni e lei ne ha 24, quando il film, nel corso del film. E, sì, scusate, posso dirla la battuta di cattivo gusto? Chi non vorrebbe avere Brie Larson chiusa in una stanza per anni e anni? un saluto a tutte le donne in ascolto, se mai ce ne fossero. E poi dopo la fuga c'è anche una buona parte del film che mostra il dopo, riabituarsi alla libertà, alla gente, ai genitori, alla famiglia, agli amici, amici non tanto, perché non se ne vedono in effetti, alla stampa e tutto il resto. È un film molto bello, a me è piaciuto molto, è molto molto pesante però, nel senso che non è una di quelle cose, la scena della fuga, cioè nonostante sapessi come sarebbe andata a finire, è comunque molto molto tesa, è veramente angosciante. Ma pesante non nel senso che è lento, nel senso che ti stressa. No, è angosciante come film, non è pesante, cioè non è un film che di esplosioni, è lento come ritmo, perché comunque l'argomento è tutto dialoghi, non ci sono scene di azione, non c'è, a parte forse la fuga, diciamo, che è la parte più di azione del film. Però è un film molto angosciante, l'argomento come è trattato, come è presentato, quindi è meglio andarci preparati, diciamo, perché comunque non è uno di quelli che la visione è stata abbastanza non difficile, però è comunque una cosa che ti impegna, perché comunque il tema e come è trattato sono impegnativi. Il ragazzino è bravissimo. Aspetta che adesso mi sfugge il nome, Jacob Tremblay, è veramente veramente bravo ed è nettamente... Sentivo ieri dire in un podcast che c'è la scena con lui in macchina, non so altro, non voglio aggiungere altro, è tipo ti torci budella. È quella lì, quella la fuga, la scena della fuga, quella lì è veramente, io mi ricordo che ero proprio lì
che respiro pesante perché è proprio angosciante. Ma poi lui è bravo il prima, è bravo il dopo. Cioè, il film, non so, con un bambino, con un attore in quel ruolo non così bravo, non so se il film avrebbe retto così tanto, perché comunque sono 2 ore circa. E fare un film di 2 ore su un argomento del genere senza annoiare, senza risultare troppo didascalico o troppo smielato, comunque d'accusa di un senso o dell'altro, non era per niente facile. Lui si merita tutti i premi del mondo, è veramente bravissimo. Lei è brava, però secondo me, cioè, è lui che fa il film, è nettamente lui che regge il film. Ci sono alcune parti, secondo me ci sono state alcune parti che alcuni aspetti del film che avrebbero potuto essere un pochino più che avrebbero meritato un pochino più di attenzione, tipo senza andare troppo nel dettaglio, c'è una scena durante l'intervista toccano degli argomenti scusate, potenzialmente molto interessanti che poi non vengono approfonditi e che effettivamente quando lo buttano lì dice ah, sì, effettivamente, perché, per come, e poi lo lasciano lì, non viene più riaffrontato, non viene più nominato l'argomento. Però no, è molto molto bello. Tra l'altro da notare che in inglese giocano molto sul gioco di parole. Room in inglese non vuol dire stanza, ma vuol dire anche spazio. Nel senso, there's no room, non c'è spazio per farci stare qualcosa. Nei dialoghi, soprattutto all'inizio, tra lei e il figlio, quando sono chiusi dentro, perché il bambino è nato nella stanza, non ha mai visto il mondo esterno, tutto quello che lui conosce solo quella stanza lì, e gioca molto sul lei, quando parla di room si vede, evita sempre la parola space, quando dice space si riferisce a qualcosa che è fuori lo spazio, nel senso dello spazio il cielo, lo spazio fuori, al di fuori della, intorno alla terra, diciamo. Ed è molto interessante come gioca su questa cosa del dialogo, come cerca di non far sapere al bambino che c'è qualcosa al di fuori di quella stanza, perché per lei è difficile per lei affrontarlo, e non sa e non vuole che il bambino debba affrontare un'altra cosa del genere. No, bello. Candidata agli Oscar come miglior film? No, non mi ricordo. Mi pare sì, sì, anche miglior regia. Anche miglior regia. Non so se... Non ho visto come si chiama? The Revenant, quindi non posso paragonarlo. A livello di regia, secondo me, merita molto nella stanza. Quando escono è più diciamo ordinario, è girato molto meglio nella stanza, anche perché sfrutta bene questa cosa dello spazio angusto e quindi gioca su questa cosa che loro sono in questo spazio chiuso e non vuole farti capire, ci metti un po' a capire quanto è angusto quello spazio, proprio perché è girato bene all'inizio. Poi diventa un pochino più ordinario a livello registico. Come film è bello, non è una cosa che consiglio a quelli che cercano un film di trattenimento. Come, però diciamo, come dicevamo sempre all'inizio, non è il film da prima uscita fuori. Da prima uscita da un ragazzo, una ragazza, no. Non è il film da primo appuntamento, ma neanche, forse da ultimo, quello sì. Però da primo no. Però sì, ne vale la pena, è molto bello. Ecco, Emma Donoghue. Penso che sia un cognome di origine irlandese, basato sul libro di Emma Donoghue, e la sceneggiatura l'ha scritta lei, ed è girato da Lenny Abramson, che non so di per cos'altro sia famoso. L'anno scorso aveva fatto quel film con... ha fatto Frank? Esatto, sì, Frank. Ah, caspita! Con la maschera. Ah, è il film di Federico Frusciante. Va bene, poi cos'hai? Proprio diciamo sullo stesso genere di film, esce Attacco al Potere 2. Perché non ne bastava uno. Esatto, Attacco al Potere era di Antoine Fuqua. Ma come due? Perché in inglese è London Has Fallen, che non... No, perché il primo era Olympus Has Fallen. Ah, ok, ok.
E il primo era: ci sono i terroristi alla Casa Bianca, facciamo Die Hard, ma senza senso dell'umorismo. E questo qua: ci sono i terroristi a Londra e facciamo Die Hard 3, però a Londra. Forse con un pizzico di umorismo, a giudicare dal trailer. Però facciamo Die Hard brutto, in pratica. Allora, il primo ha diviso. A me, onestamente, non è piaciuto molto. Secondo me si vedeva troppo che era fatto con praticamente con il mio stipendio del mese scorso. che così a spanne non benissimo. E secondo me manco con i soldi del Patreon, diciamo. Sì, tra l'altro, non ci hanno neanche messo i soldi del Patreon. e si prendeva, secondo me, un pochino troppo sul serio. Soprattutto considerando che non c'avevano i soldi. Poi, vabbè, si lasciava guardare, per carità, volevi vedere una troiata d'azione. Non so come possa essere questo qui, appunto, il concept è, ci sono ancora il presidente Aaron Eckhart e il suo amico guardia del corpo, Gerard Butler, sono in trasferta a Londra, arrivano i terroristi, ammazzano tutti i capi di Stato, tranne lui, e quindi scappano per Londra, mentre i terroristi dicono, se non ti consegni, ammazziamo tutta Londra. Questa sembra essere un po' la storia del film. Non saprei, vedo che il regista è tale Bobak Nayafi, che al cinema mi sembra esordito. Grande reprensibile. Esatto, sì. Però ha diretto un paio di episodi di Banshee, quindi magari è capace di dirigere un film d'azione. Comunque, io direi di racchiudere tutto in uno dei commenti al trailer su YouTube, che dice, ma sembra una copia di Olympus Has Fallen. Beh, eroico, eroico. Giusto così. Poi esce Legend, che è il film con due Tom Hardy al prezzo di uno. Ah, quello con la locandina in cui hanno tagliato la valutazione, esatto, di due stelle, facendola passare per quattro stelle. Ah, è questo. Geni assoluti. Pubblicità capolavoro, hanno messo tutte le citazioni dalle recensioni che hanno preso 5 stelle, e poi l'unica che aveva 2 stelle l'hanno messa fra le gambe di Tom Hardy, così sembra che a 5 stelle pure quella, ma le hanno cancellate con le gambe di Tom Hardy, invece sono 2. Racconta dei due famosi gangster fratelli che fecero un sacco di casino a Londra ai bei tempi, i gemelli Cray, interpretati entrambi da Tom Hardy. Ovviamente, siccome Tom Hardy non si sdoppia, c'ha una controfigura su cui poi hanno... Ascoltavo un'intervista, in pratica hanno girato 2 volte tutte le scene con la controfigura che faceva Tom Hardy, imitandone i movimenti, il modo la postura e tutto quanto, e poi vabbè, ovviamente ci hanno messo su del computer perché sennò non può funzionare. Il film è di Brian Helgeland, che è sicuramente uno a cui si vuole bene se piace il noir poliziesco, perché ricordiamo che ha scritto Mystic River, LA Confidential, Man on Fire, ha diretto cosa come sia Payback, quindi insomma è uno, non so voi, che io lo apprezzo. Ah, sì. Ma no, ma dai, tra l'altro Ronnie Cray è stato ucciso al Blind Beggar, che è un pub di Londra che sta a Whitechapel, che è vicinissimo alla dove ho abitato la prima casa a Londra. Infatti, quando mi sono trasferito, ah, quello è il Blind Beggar! Guarda caso! Ci hanno ammazzato uno dei gangster più famosi della storia inglese. E quindi per tutto questo tempo abbiamo conosciuto un VIP, non lo sapevo. No, vabbè, però... Questa, Ronnie Cray era lì, ma aspetta, io lo conosco sto nome, cos'è? E poi andiamo a vedere Blind Beggar. L'ho abitato sulla sua tomba. Sì, ci ho pisciato, perché magari sono andato qua. No, comunque, a parte Tom Hardy e suo fratello, c'è Christopher Eccleston che fa il poliziotto che indaga su di loro, c'è Emily Browning che è il love interest. E... è un film medio, cioè, sì, non è sei riuscito a farmelo scendere dicendo Christopher Eccleston. Film medio, ragazzi. È un poliziesco, si guarda, è fatto, non è fatto male, è fatto bene, è quello che vuoi, non c'ha nulla di particolarmente, non so come dire, originale o particolare, però non è che sia brutto, cioè lo guardi volentieri. Io lo metterei nella cosa, nella locandina, un film medio. È un film medio, esatto, è un film medio, però ci sono due Tom Hardy. Si lascia guardare. Comunque la presenza di due Tom Hardy lo fa salire un po' al di sopra del film medio, diciamo così. Però sì, diciamo, a tutte le svolte classiche che ti aspetti dal film di gangster. Al di là del fatto che è ambientato a Londra, e se lo guardi in lingua originale c'hanno tutti un accento che ci vuole il vocabolario, il testo a margine per capire che cazzo stanno dicendo. Sì, soprattutto se Tom Hardy è particolarmente in palla e ci mette del suo anche. Sì, che parla tutto masticato. Però ecco, diciamo, non è il livello delle cose migliori che ha fatto Helgeland, ma comunque si vede che è diretto, è scritto e diretto da uno che c'ha mestiere sul genere, se la voglia vedere un film di criminali che fanno strada, sono cattivi, però in fondo quasi un po' riesce ad apprezzarli perché sono esseri umani e poi alla fine le cose vanno male, insomma, ste robe qua. No, okay. Una piccola correzione, non è che hanno ammazzato Ronnie Cray, è Ronnie Cray che ha ammazzato
un altro. Almeno così piccolo. Ok, sì, allora ho anche capito a che scena. Allora, ammazza George Cornell davanti a un sacco di testimoni, tra l'altro, senza problemi a quanto. Sì, perché c'è il fatto che dei Kray uno è abbastanza. Beh, ok, è comunque una testa di minchia che vive facendo il gangster, però è abbastanza a posto con la testa. L'altro ha proprio problemi mentali. All'inizio del film è in manicomio, poi lo fanno uscire, però è la mina vagante ed è lui quello che va ad ammazzare il tipo nel pub. Che insomma, ok, criminali. Però magari farti vedere dei testimoni mentre spari in faccia a uno non è il caso, visto che c'è la polizia che indaga su di te, però insomma, che gli vuoi dire? Tra l'altro, facendo questa precisazione, hai perso il tuo status di VIP. Tra l'altro, uno è morto in prigione, di Ronnie Kray è morto in prigione, l'altro non so. L'altro poi è diventato Bronson, infatti è il seguito di Legend. Che... Sì, però fra l'altro è importante dire queste cose perché, ok che è una storia vera, però mi immagino che in Italia non molti conoscano la storia di sti due, magari se non gli fai spoiler sul film, eh? Ah, vabbè, cazzo è, sono cazzo di come si chiama, di pluriomicidi. Vabbè, tranquillo. Comunque. E uno deve fare il tifo per qualcuno. Secondo me del prossimo film ci vuole parlare Fabio. È morto. Si è addormentato nel frattempo. Ha strappato a morsi i cavi del router. Ma no, mi è saltata la comunicazione. Avete detto Fabio? Sì. Ok, perché cos'è? Mary Hurtin dal buio della luce? Come sei perspicace, è quella cagata, sì. No, vabbè, dai, sembra quello di Hercules della settimana scorsa, però sembra il 2 che tu hai detto, cioè, hanno messo la professoressa. Anzi, no, sai che sembra? Allora, tempo fa su Canale 5 c'era un film per la televisione che c'era Sabrina Ferilli e Virnalisi, che probabilmente è stato fatale a Virnalisi, rivedendolo qualche anno dopo, che era più o meno sta roba qua. Certo, lei non era una suora, però lei entrava dentro sto convento, c'era sta ragazzina problematica e lei l'aiutava con la sua solita... verve. Ma non devi praticamente... fare così, non fare così. Ma è Sister Act all'italiana. Sì, non mi ricordo come si chiamava, tipo le ali del cuore, sai queste cagate, sì. 5 che si chiamano tutte uguali. Gli occhi del cuore. Magari, sì. Gli occhi del cuore, le ali del cuore, la mano del cuore, i polmoni del cuore. E quindi, beh, che c'è da dire? Sembra molto bello. Nemmeno il president. Manco al president. Beh, questa settimana il President, direi Room, anche se Suffragette, secondo me, sai, il tema importante. Comunque, a proposito di temi importanti, c'è cioè, Mi rifaccio il trullo. E che, no, me, che no, proprio no. Anche sì. Cioè, secondo me questo e quello dopo no, perché gli... Perché hai qualcosa contro Pedro Galletto Coraggioso? Spettacolare. Ragazzi, ci sta Sylvester Pollone. C'è Sylvester Pollone su Pedro il Galletto Coraggioso. L'ho visto il trailer al cinema prima di Zootropolis. Sì. E lui c'ha i poster in camera di Sylvester Pollone. tra l'altro è stato bellissimo perché io mi sono ritrovato, ho visto Zootropolis prima, hanno dato il trailer di questo e ho detto: ma perché fanno ancora sti cazzo di film con gli animali? E stavo per guardare Zootropolis. Tra l'altro il titolo originale l'avete visto com'è? Sì, un gallo con due coglioni così, praticamente. Perché huevos in spagnolo appunto è anche per averci le palle, quindi con le palle tante, un gallo con le palle tante. Tra l'altro gallo con le palle era anche quasi bello come titolo da usare. Infatti, ma... Niente, sono perso. Produzione messicana comunque. Sì. Vabbè, se volete portare vostro figlio a vedere un cartone animato brutto, potete farlo. No, c'è Pomodorometro di 67, magari. Cioè, è un film medio. Attenzione, esatto, un cartone animato medio. Gallo medio. È un gallo. Un pollone lì, gallone. Che sarà anche depresso che non ha vinto l'Oscar, insomma. Allora, poi esce invece un bel film. Attenzione, The Gift. In italiano, regali da uno sconosciuto. Ma perché? Perché? Beh, perché tecnicamente è quello che sono, regali da uno sconosciuto. Ma non potevano dire solo il regalo, no? Ma secondo me avevano paura che la gente facesse confusione perché c'è l'altro film, The Gift, quello sì, di Sam Raimi. Però, che, tra l'altro un film che probabilmente ha incassato milioni di niente in Italia, per cui voglio dire chi cazzo si dovrebbe confondere. Comunque, esce The Gift, che, come l'ho detto, è un bel film, che è l'esordio da regista di Joel Edgerton, che, come dicevamo su Facebook qualche settimana fa, è quell'attore che
da un po' fastidio. Ogni volta che lo vedi ti sta sempre più sul coglioni. Esatto, però tende anche a essere un bravo attore. Sì. E a quanto pare non è capace solo a recitare, perché il film se l'è scritto e diretto ed è molto bello. Ed è un thriller che parte da una premessa, se vogliamo, abbastanza banale o comunque vista mille volte, ma poi devi altrove. Ci sono i protagonisti sono lui, Joel Edgerton, Jason Bateman e Rebecca Hall. Bateman e la Hall sono sposi, cioè sono sposati, vanno a vivere a Los Angeles perché, solita cosa, si cambiano vita perché gli è successo qualcosa e devono lasciarsela alle spalle, e li beccano sto Joel Edgerton che è un ex compagno di scuola di Jason Bateman e vuole, dice, riallacciare i contatti. In realtà è un personaggio un po' inquietante e poi si scopre che c'è qualcosa di turbino nel passato fra i due maschi in questione. È la classica premessa che uno sospetta che diventi attrazione fatale, mi dà di matto e accoltella tutti. In realtà non succede questo, è un thriller molto più basato sull'atmosfera, sull'accumulare tensione in maniera posata, anche abbastanza elegante, devo dire, senza la tendenza a strafare che ogni tanto hanno gli attori quando fanno il loro primo film da registi, e ha delle svolte belle, cattive, inquietanti, ma mai eccessive o violente, brutali, anzi violenza sostanzialmente non c'è per tutto il film. È un bel finale, per cui proprio mi è piaciuto parecchio, e senza contare che trovo anche molto azzeccato il cast. Avevo letto di qualcuno, forse sentito in un podcast, qualcuno che diceva che gli suonava un po' strano Jason Bateman in sto film, perché è il personaggio che c'ha un po' di scheletri nell'armadio, un po' stronzetto. In realtà secondo me è perfetto, perché per me Jason Bateman c'ha proprio una faccia di cazzo. Sì, lui fa sempre, c'ha la faccia da bravo fesso, no? Ha fatto un po' di commedie, però ha quello sguardo che non me la conta giusta. Secondo me è meglio stare attenti con lui, e quindi lo trovo perfetto per questo ruolo. È un po' come Martin Freeman. Ma più di Martin Freeman, secondo me invece c'è proprio lo sguardo da stronzo, però vabbè. Ma invece scusa, sbaglio o hanno nominato Coso per la miglior regia agli Oscar per questo film? No, perché avevo visto o forse era tipo la sceneggiatura, cioè mi ricordo che tipo l'avevano preso per fare quelle tavole rotonde fighe di Hollywood Reporter. Ah, magari era per qualche altro tipo la Writer Guild Award, quelle robe lì. Mi pare proprio che fosse agli Oscar, però posso... Sì, infatti, no, allora era, aveva la candidatura al Directors Guild Award per miglior regista di opera prima. Ah, ok. Era fra i candidati, non credo abbia vinto, perché... No, vabbè. Comunque, tanta roba. Ah beh, sì, assolutamente. No, assolutamente, lo consiglio, poi non è che sia il capolavoro dell'anno, però è un bel thriller, anche abbastanza particolare. E poi esce Suffragette, che è il film basato su una storia vera della settimana... No, in realtà c'era anche quello dei fratelli Craig. Settimana di storie vere a manetta, questa! Ma c'è cosa? C'è Carrie Mulligan che piange? C'è impeto matrimoniale. Carrie, impeto matrimoniale Mulligan. No, non mi toccate la Carrie, che io l'adoro con tutto me stesso. Ma impeto matrimoniale era perché mi è rimasta, c'era nella recensione di Drive su 400 calci, c'era la didascalia su una foto di lei, qui c'ho un impeto un po' matrimoniale. Io c'ho sempre il problema che mi piace un sacco, ma c'ha sempre quest'aria che piange sempre, tipo, un po' la soffro. Perché, tipo... Ma poi invece secondo me fa la donna forte, perché il movimento femminista, le suffragette, è il film importante, temi, non so. Sì, quindi il film che non verrà distribuito in Italia, sostanzialmente. No, vabbè, perché esce questa settimana. Beh, tra l'altro, allora, c'è di una cosa, che la sceneggiatura di Bea Morgan, che è quella di Shame, se non sbaglio. Quindi, ah, ok. È una che sa scrivere. Me coglioni, come si dice qua. Per l'appunto. Che fra l'altro vedo che dopo Shame ha praticamente solo lavorato in TV, ebbene. Giustamente ha scritto un film... che ha avuto successo, è andato agli Oscar, eccetera, e poi non ha più fatto niente al cinema, quindi poi ha scritto il film sulle suffragette, mi sembra. Mi sembra ci stia, è un po' autobiografico, sì. Esattamente, la protesta proprio. Tra l'altro, cioè, è l'unico film della settimana che ha il pomodorometro nel limbo tra 90, cioè sono tutti 90 o 60, questo è 73. Un film medio.
È esatto, cioè 73 è il voto medio da film con tema impegnato. Esatto. Però, vabbè, non è che ne puoi parlare troppo male, però insomma, anche... non è neanche sta bene, cosa. Ma non benissimo. Come... un po' come Selma. No, c'è un po' quella cosa là. Per fortuna che non c'è di Romolo, perché sennò... sennò ti scatenava il potere delle suffragette addosso. Va bene, abbiamo finito i film della settimana. Fabio, tu sei andato a vedere, lo chiamavano Gigrobot, e mi è parso di intuire che ti sia piaciuto abbastanza. Tantissimo, stasera ci torno, pensa. Pensa. E... posso farti una domanda scomoda subito? Ma vai, tanto non ci devo mica sedermi. No, esatto. Sopravvive al di fuori del grande raccordo anulare? Sì, perché, ecco, in realtà la cosa forte di lo chiamavano Gigrobot è prendere l'idea sì, del scusa, cioè a una domanda così non puoi rispondere con quell'accento perché sennò non funziona. Ma io solo questo so fare. Lo so. Allora fallo ancora a sto punto rinforzo. Tutto in romano. No, se no mi rispondevi come René Ferretti. Ah, figlio della mignotta. No, ti stavo dicendo. Ti stavo a dire che prende ciò che c'è di buono, insomma, il classico cinecomics con le origini, visto e rivisto, che effettivamente al solo pensiero mi cadono le gonadi. Così siete contenti anche voi. Mm-hmm. Però in realtà riesce a trasformarlo buttandoci Roma in mezzo, ma proprio come personaggio. La cosa bella è quella che riesce a trasformare Roma e il rapporto che lui ha con Roma, con, perlomeno con una parte di Roma, che è quella più brutta, Torbella Monaca è uno dei quartieri bene della Roma, no, è tipo il Bronx, ok? Okay. E il rapporto che lui ha con questo quartiere, comunque tutti gli altri hanno questo quartiere, ovviamente non ti direi un po' sopra le righe, però non vivendoci, non so se è così sopra le righe, ma se è così, effettivamente è un po' il Bronx. E farne proprio la forza del film. Infatti, per me, non credo di non esagerare, ma farà un po' storia questo film, un po' perché non c'è mai stato un film di genere, di questo genere qua in Italia, perché per quanto se ne voglia dire, Ragazzo Invisibile di Salvatore era inguardabile, e una roba del genere che prende dall'America, ma poi porta qua e rimane fedele alle sue origini, non cerca il... allo sguardo internazionale, però non cerca di essere internazionale poi anche nel mettere in scena la città, che non è mai patinata, non è mai da cartolina, non è mai esagerata. Non è la grande bellezza. Non è la grande bellezza, certo, non lo vuole nemmeno essere, però riesce a prendere quelle che sono le assurdità di Roma e a trasferirle, insomma, poi in un film che è sopra le righe, cioè lui prende i superpoteri perché casca nel Tevere. No. Quindi dimmi che dicevi, Ale? No, ho riso okay. Come scemo, però mi è scappata la risata, scusa. No. Quella è una cosa legata al contesto, perché ad esempio se caschi nel Naviglio a Milano prendi il tetano e basta. Beh, penso pure nel Tevere, però ecco, riesce a giocare con queste cosette. Cioè, per esempio c'è un momento allo Stadio Olimpico in cui lui sta lì fuori, carica drammatica al massimo, e si avvicina al bagarino e gli fa: ma perché scavalchi, ma compra il biglietto da me. Cioè riesce a prendere queste cose tipicamente italiane, tipicamente romane, e a trasportarle in un film che funziona benissimo. E che funziona benissimo perché qua in Italia e perché qua a Roma, ecco, la vera forza di Gigrobot, ecco perché sopravvive al di fuori del raccordo anulare. Come sopravvive qualsiasi opera che sia scritta in modo fantastico al di fuori del posto in cui è ambientata. Gomorra, per esempio. Proprio l'altro giorno c'era un mio amico che... diceva che era in Messico, insomma, ha fatto un viaggio in Messico e all'aeroporto si è messo a parlare lì con il signore del posto e diceva: ma io sto vedendo una serie italiana, Gomorra è bellissima. Quindi sì, sopravvive anche molto al di fuori. Gomorra l'hanno venduta anche qua. Esatto. È una... ma anche per dire, per altra roba che funziona anche all'estero, Montalbano, sia normale che il giovane, lo stanno trasmettendo anche quello qui, le cose scritte bene le vendi all'estero. Sì, 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 ma infatti è quello. E quindi sono assolutamente convinto che questo è un film che devono esportare, anche perché, senza esagerare, lo dico, ma è una opinione che è condivisa, sarebbe stata condivisa pure da Alessandro di Romolo se fosse qui, che è assolutamente il più interessante dei cinecomic Marvel degli ultimi tot anni, forse quasi di sempre.
la storia, vabbè, è quella di questo ladruncolo di Tor Bella Monaca, come dicevo prima, che durante un inseguimento cade nel Tevere, sviluppa questi superpoteri, e c'è molto bello il rapporto che c'è tra lui e la gente, che lui non può vedere, perché si è sviluppato a partire, insomma, dal posto in cui vive e dal paese in cui vive, insomma, un paese che spesso è molto menefreghista, è... In Italia siamo abbastanza individualisti, è difficile che si faccia qualcosa per gli altri, si parte sempre purtroppo dal guadagno personale. Ecco, quindi prendono tutte queste caratteristiche pessime dell'italiano medio e le trasferiscono nel personaggio di Enzo, che è il protagonista. E dall'altra parte c'è il villain, che è Luca Marinelli, che tra l'altro è bravissimo. Non so se avete visto Non essere cattivo dell'anno scorso. No, se non l'avete visto, vedetevelo perché... Cosa, scusa? Non essere cattivo. Ah, no. Caligari. No. Veditelo perché è bellissimo, c'è sempre lui. E che anche lui riescono a costruire questo personaggio sulle ossessioni dell'italiano. Infatti lui era uno che aveva partecipato a Buona Domenica tipo 20 anni fa, una roba del genere, ed è ossessionato da sta cosa del dover apparire in televisione, apparire, del dover uscire da questo... Alla fine Tor Bella Monaca è una periferia che potrebbe sembrare un po' un paese, un piccolo paese, e quindi da uscire da questo paese, uscire da questa realtà molto piccola, e si trova anche lui a dover fare i conti con una realtà che oggi non è più Buona Domenica, non è più il Grande Fratello, ma YouTube. Quindi c'è anche questa cosa che è molto interessante della lotta tra l'apparire come lo intende un ragazzo di 30-35 anni e l'apparire come oggi, il ragazzino si fa il video su YouTube mentre prende a sberle il compagno di scuola e fa 300.000 visualizzazioni. E poi la sua interpretazione è favolosa, tira fuori uno dei cattivi forse più belli che siano apparsi mai in un cinefumetto, ed è uno delle cose che non riesce mai ai film Marvel, almeno personalmente parlo, il cattivo è sempre scialbo. E invece qua l'hanno beccato sia lui, che è interessante, il protagonista, ma soprattutto il cattivo. E come dice il buon Frusciante, quando becchi il cattivo e il buono in un film dei fumetti, il più è fatto, no? Sì, no, quando becchi il cattivo... E cattivo e buono, belli entrambi, se non è la prima volta, poco ci manca nella storia dei film di supereroi. Ah, esatto, infatti dicevo. Forse il primo Superman di Richard Donner erano belli, sia il buono che il cattivo. Ma no, aspetta, fermi un attimo. Deadpool, il cattivo, è quello che... L'attore, che è pelato e tutto con le cicatrici e tutto il resto, è quello che fa Dario in Game of Thrones. E che cazzo, perché? Quello, cioè, non è bello lui. No, ma bello nel senso come personaggio. Ah, sia okay. Un fregno, non ce ne frega niente. Anche perché il cattivo di Deadpool è come se non ci fosse proprio. Sì, vabbè. Il cartonato che fa il cattivo in Deadpool. Ha la sagoma di Begli attori ce ne sono stati a fare personaggi di fumetti super. No, beh, che delude deve, cioè... Torna presto in Italia, perché ti stai cominciando a perdere le sfumature delle parole. Sì. Cioè, hai fatto 10 minuti sulle sfumature di Room, ma quelle di Bello, però... Perché fa troppi minuti sulle sfumature del Room, quello che si crea. Vabbè, quindi lo chiamavano Gigrobo. Assolutamente consigliato, vedetevelo. Non so se da voi esce in Francia o da Delu. Penso che esistono abbastanza i film italiani, per cui non mi sento di escluderlo. Per ora niente. Sì, no, è passato in un festival. Vabbè, però. Festival. Vabbè, qua è difficile che arrivi. Tra l'altro, io ignorante pensavo che quando ho letto il titolo qualche settimana fa o qualche giorno fa, adesso mi ricordo, ho detto: ma cos'è? Hanno fatto un Gigrobo d'acciaio? No, ecco, bravo. Live action in Italia. Esatto. Beh, tutti comunque... quelli che leggono sta cosa dicono: ma perché Gigrobo? Hanno scomodato Gigrobo? Ma perché parla di Gigrobo? In realtà non parla di Gigrobo, è che lui stringe il rapporto con sta ragazza che è fissata di manga, di anime, animazione giapponese, che è disturbata mentalmente e che rivede in lui il suo mito, che è Gigrobo, però in realtà è... pretesto. No, ma l'ho capito, poi... No, dicevo a te, però... Leggendosi... Meglio comunque pensare che sia un film su Gigrobo d'acciaio che leggere il titolo. È un film italiano e uno pensa: ah, è un film su un bambino che da piccolo guardava i cartoni animati, adesso è cresciuto, è un disadattato, non trova lavoro, suo figlio è morto, la moglie ha problemi mentali. Ma tra l'altro, se non sbaglio, il regista di... lo chiamavano Gigrobo, divenne famoso per una sorta di trailer live action di Lupin. Ah, lui ha sviluppato un sacco di
un sacco di altri corti, sì, indicati, sì, pure all'Uomo Tigre, ah sì, a Lupin, ha fatto un, sì, corto su Lupin, no, un corto su Lupin, si chiama Basette. Sì, esatto, quello. Sì, sì. Ok, l'ultima cosa di cui parliamo è uscito la scorsa settimana su Netflix La Tigre e il Dragone 2. Poteva anche rimanere dove stava. Tra l'altro, in risposta a quello che mi avevi detto, che tu mi avevi detto, ma cosa ti aspettavi? Perché quando hai detto che era una merda, io ci sono rimasto male. Non è che mi aspettassi, ci speravo più che aspettassi. Cioè... No, non è una merda adesso, non esageriamo. È che, cioè, allora, La Tigre del Dragone era il film recitato in cinese, ma diretto da un regista cinese esportato in America e pensato per gli occidentali. Che già era una roba, che cazzo state facendo? Che però era piaciuto molto Occidente, aveva avuto successo. Leggevo che in Cina eravamo a livello di, ma perché parlano tutti con gli accenti a cazzo l'uno diverso dall'altro? Non dovrebbero neanche capirsi, ma che è sta roba? Questo per spiegare quanto gli interessasse venderlo in Cina, quel film. Però insomma è stato molto apprezzato, vabbè, il purista del genere wuxia, tralala, come cavolo si dice, non me lo ricordo mai, probabilmente lo disgusta, perché è un film quasi più interessato al melodramma che al combattimento, però insomma a me era piaciuto e ha i suoi stimoli. Al tempo era piaciuto, non l'ho più rivisto, quindi magari uno di quelli che con gli anni invecchia male, vai a sapere, però al tempo mi era piaciuto proprio tanto. Sì, sì, e questo qui è praticamente l'hanno girato in inglese, ma proprio con gli attori cinesi che parlano in inglese, che è una roba... Eh già! C'è Donnie Yen che parla in inglese col suo accento, che dice vabbè, ok... il regista è Yan Woping, anche questo non mi ricordo mai come si dice, che è quello, beh, a parte che ha diretto un sacco di film, ma poi è il coreografo di qualsiasi cosa ci siano gli arti marziali che sia girata ormai in Occidente o in Cina, è probabile che lui abbia fatto le coreografie, ed è un seguito, è basato su un libro successivo della stessa saga, in cui torna come unico personaggio quello di Michel Yeoh, e fondamentalmente è, oh, c'è la spada verde, bisognerà trovarla, è utile, è figa, ok, meniamoci, cioè, questa è la storia. Ci sono anche questi due giovani che si amano, ok, quindi c'è il melodramma, e c'è Donnie Yen al posto di Chow Yun-Fat, non nel senso che è lo stesso personaggio, ma che fa anche lui da love interest per Michel Yeoh. È una robetta, cioè, anche questa, poi né carne né pesce, perché è molto più sullo stile dei film cinesi rispetto alla Tigre del Dragone, quindi nonostante ci sia l'elemento melodrammatico, è meno importante ed è più un po' cazzaro, combattimenti, anche gag, fisiche, eccetera, ma non lo è fino in fondo, perché poi è comunque una roba che provano a vendersi anche in America, e secondo me viene fuori una cosa troppo di mezzo, che non c'ha sapore né in una direzione né nell'altra, e a sto punto meglio il Tigre del Dragone originale, che insomma era un bel film, poi è chiaro, se volevi il film d'azione alla cinese integralista non ti accontentava, però era una roba secondo me un po' più convinta di quello che voleva essere. Questo mi sembra una roba molto tirata via, senza particolari ambizioni, senza neanche troppi soldi messi dentro per farlo, poi sì, ovviamente l'ha diretto chi l'ha diretto e i combattimenti non sono neanche male, poi c'è Donnie Yen che ha 52 anni, si muove al triplo della velocità rispetto ai 15 anni con cui recita e vabbè, per cui non è che è brutto, inguardabile, gradevole, è un film medio come la puntata dei film medi, esattamente, si lascia guardare, però è veramente superfluo e trascurabile. E cioè, secondo me non funziona per chi ha amato La Tigre e il Dragone, ma non riesce neanche ad accontentare fino in fondo chi ha odiato La Tigre e il Dragone, perché non era quell'altro tipo di cosa là. Sta lì a metà e dice vabbè, ho guardato Donnie Yen che fa un paio di pirouette, a posto. Detto questo, se avete l'abbonamento a Netflix, ci avete questo film, per cui non dovete neanche pagare per guardarlo. Magari fate fast forward a quando si vede. Ma è uscito in tutto il mondo? Sì, sì, è tutto il mondo in contemporanea, Netflix original, quelli a parte qualche eccezione li fanno uscire tutti assieme. Poi magari in alcuni casi è roba sottotitolata invece che doppiata, però escono tutti assieme dappertutto. Ah, ma la produzione proprio di Netflix allora? Sì, sì, fa parte del blocco di film che hanno prodotto quello di Adam Sandler, che abbiate preso. Hanno prodotto questo e hanno prodotto anche Beasts of No Nation, cioè si sono un po' buttati nei lungometraggi,
diciamo. Che, sono, che mi sembra di capire che con i film non stia andando come con le serie. Con le serie la qualità mi sembra mediamente più alta, tra queste quello di Adam Sandler. Vabbè, sai, sono anche... Beh, però è anche vero che adesso io non l'ho visto quello di Adam Sandler, però immagino sia il film medio di Adam Sandler, che comunque ha il suo pubblico, è buona così. Questo secondo me funziona fino a un certo punto. Tra l'altro poi su Netflix, soprattutto su Netflix, cioè su Netflix americano, è pieno di film d'arti marziali, cinesi e non. Quindi ci sta che dicano, oh, sta roba da noi tira, produciamo La Tigre del Dragone 2. Figata! Però insomma, poteva venirgli meglio. Comunque, pazienza. Detto questo, direi che abbiamo finito. Non ho notato notizie da commentare, a parte il mio lutto personale per Sylvester Stallone, che non ha vinto. Agli Oscar, per quanto comunque almeno ha vinto uno che insomma, è stato molto bravo, però povero Sly, ci tenevo. Anche se tra l'altro gli ha fatto, come si chiama, a proposito di Sly, Schwarzenegger gli ha mandato il messaggio, ha pubblicato un video registrato in selfie in cui gli diceva, te lo sei meritato, sei stato bravissimo, comunque una roba del genere. Dall'alto delle sue prestazioni, sì. Intanto l'immagine per me più bella di Stallone agli Oscar, mentre saliva a prendere il premio, non vorrei sbagliarmi, credo quelli del cortometraggio animato, però insomma comunque premi magari un po' minori, mentre sai la scalinata del tipo si vede chiaramente Stallone seduto lì che sta guardando l'orologio tipo, ma che palle. Vabbè. Beh, è sempre più uno di noi, voglio dire. Eh sì, assolutamente, di noi pensionati, intendi? Di noi pensionati. Va bene, dai, abbiamo concluso anche per questa settimana, ci rivediamo alla prossima quando faremo l'episodio doppio, perché poi c'è la trasferta alla GDC, ma per oggi è tutto, salutate! Ciao! Ciao. We'll be right back.